Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Red Dead Redemption 2. Quindi ragazzi, stiamo andando a fare un colpo dopo aver rubato i piani a una banda rivale. Seguiamo il nostro leader Dutch. Mentre cavalchi con la banda premi due volte X, va bene, ok, l'avevamo già letto. Per aggiungere la testa alla formazione o premi due volte R1 per arretrare. Rimaniamo in testa con Dutch. Ok, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Okay. Is everyone clear on what they're doing? Yep, crystal. Tutto chiaro, zio. Good. Now come on. Let's ride. Ok, quindi dobbiamo assaltare un treno e sono stati dati vari compiti da Dutch. Quindi la banda ritorna all'azione. Guardate che belle immagini però, ragazzi, veramente un ambiente parecchio suggestivo. Non vedo l'ora di poterlo, ripeto, esplorare in maniera libera e cazzeggiarci anche un po', che è la cosa più divertente secondo me in questi titoli qua. Speriamo anche, raga, che questa musichetta qua non mi faccia apparire un bel copyright sul video, speriamo. Adesso andiamo a vedere. Tanto mi sa che stiamo andando un po' più a sud. Un cambio di ambiente. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. Cazzo, vai. Goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up! Get your mind on the job at hand. Come on. Dutch, il vero leader, ragazzi. Abbiamo lasciato indietro dei soldi, quindi. Il colpo alla Blackwater. Easy. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. D'accordo. Andiamo da Bill. Whoa. Scendiamo di qua, presumo, sì. Yep. Allora, Bill, dogazzo sei? Eccolo lì. How you getting on? Dobbiamo scendere? I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? Sì, scendiamo, va. All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Tutto chiaro. Allora, dobbiamo collegare il cavo al detonatore. Ok.
Vai, sdrottola, Arthur. C'è il cavallo di Bill. Qua va bene? Sì. Premi triangolo per collegare. Ok. Ok, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Perfetto, si torna dagli altri. Vai zio. Galoppa. Vediamo un po' se riusciamo. Mi salto in ritardo, volevo saltare il ruscello, ma vabbè. Ho preso giusto il tempo. Siamo pronti, Dutch. Everything okay? Direi di sì. I think so. Okay, cover your faces. Copritevi la faccia. Allora, L1 ed R1. Ah, ok, devo tenerli premuti insieme. Vai così. No. Siamo coperti? Sì. Siamo pronti, raga. Cazzo, col cappello era più figo. It's time. Good luck. Follow you. You all know what to do. Here we go. 3, 2, 1. Sbam. Non va. Cazzo. Merda. Spara la dinamite. You said it was fine. Ok. You're pathetic. You know that? Cosa facciamo? A piedi. Salta sul treno, porca Eva. Vai, vai, vai. Vai, Arthur. Merda. Cazzo, siamo rimasti solo noi. Tiriamolo su perché siamo da soli, ragazzi. Vai, Lenny. Tira su, ok. Un attimo, frugiamo nel cassetto, ragazzi. Barretta di cioccolato. Ok. Vado io, vado io. No, volevo ucciderlo io, brutto stronzo. Va bene. No, no, ma porca... Mentre miri, niente, dai, qua bisogna dare di sparatori, ragazzi. Vai a fanculo. No. Siete toppato con lo stealth, ragazzi. Sta chiacchierando riguardante la cileca dell'esplosivo. Ah, cosa, ragazzi? We best get up there. Ok. Provo a lanciarlo giù dal treno, cazzo. Figlio di... dai, cazzo. Carica, carica, zio. Merda! Cazzo, figlio di... liberati. Dai. Ok, vai. Elimina il macchinista. Giù.
siamo. Torniamo al treno. Aia. Ok, è andato direttamente col fucile. Oh. Merda, merda. Vai così. Cazzo ce n'è. Ok, ok, l'ha eliminato. No, merda. Vai in alto, vai in alto. Vai così. Bella lì. No. Mettiamo un attimo. Merda. Cazzo, mancato per un soffio, dai. Ancora. Quanti cazzo c'è? Che raga, devo... So che l'ho detto anche nell'altro episodio, devo rivedere un attimo la sensibilità, però me ne sono... scordato. Bam, headshot. Ma sto giocando senza mia assistita, ragazzi, ve lo ricordo, quindi bene, sono arrivati i ragazzi. Ok. Un momento, volevo frugare. Non prendi, fruga, ragazzo. Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. Four, three, two, one. Abbiamo accelerato. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Diamo di pistola, ma sì, dai. Vai così. Sbricioliamoli, ragazzi. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Allora, prendiamo la dinamite da Bill. Ok. Now don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Perfetto. Seems good enough. Now light the fuse. Ahia. So cazzi. Unless you got a death wish. I'd step back, fellas. Con calma. Bravo, vieni giù. Mani in alto. Get on up there. Search that train. Beh, comunque siamo una banda di gentiluomini. Allora, raggiungi il vagone privato. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes. Should be easy as cake. Ecco, allora, ispezioniamo qua. There, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Leggi. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Allora ragazzi, lettera del Leland Oil Development Company per Cornwell. Caro Mr. Cornwell, dobbiamo ancora ricevere il pagamento di $2,000 per la fase iniziale dell'esplorazione della riserva indiana di Wapiti, nell'Ambarino, come convenuto nel contratto siglato da Cornwall
Cazzo che nome però, è TAR, è le Land Oil Development Company. In data 9 novembre 1898, al ricevimento dei fondi, procederemo con le fasi di 2 o 3 del progetto e le informazioni in un rapporto dettagliato delle nostre scoperte entro la fine del mese. Distinti saluti, James Critkill, responsabile della contabilità, le Land Oil Development Company. Ok, un bordello ragazzi, leggere con questi qua che parlano in sottofondo. I am not robbing another sigaro, boat, as long as I live. Ok, c'è altro da leggere qua. Ispeziona. Spero non parlino sotto perché è un casino, ragazzi. Leggere mentre ti parlano così all'orecchio. Allora, Calo Levicius, grazie per il telegramma e per il suo rinnovato interesse nella società mineraria Jameson. Purtroppo le notizie che le sono giunte su cattiva gestione e difficoltà finanziarie della miniera di Hennesburg sono fasulle. Le consiglio di verificare le sue fonti. Il settore del carbone è molto diverso da quello petrolifero. Resto decisamente aperto all'idea di un incontro di affari a suo comodo per scambiare idee e istruirci reciprocamente sulle rispettive aree di competenza societaria. Sarei inoltre lieto di ospitarla a Dennisburg e offrirle una visita personale delle miniere e delle relative strutture. Mi auguro di ricevere altra sua corrispondenza. Cordiali saluti, Archibald James. Ok, qua invece giriamo un attimo. C'è una mazza, metti via. Va bene, qua possiamo prendere qua. Ah, c'era un tonico. Ah, brandy di qualità da 10. Ok, c'è dell'altro qua. Fruga nell'armadio. Però una cassetta così è interessante. Cosa abbiamo? Obbligazioni, un po' di soldi, raga. Soldi facili. Un altro sigaro, frughiamo nell'armadio. Torna alla banda. Ah, quindi non c'è una mazza qui. Vabbè, continuiamo un attimo ad esplorare e a vedere cosa possiamo prendere. Orologio da tasca di platino. Un attimo, zio, sto rubando un po' di robina. Brandy di qualità. Ah, cassaforte avevano già aperta loro, va bene. Siamo andati dal lato opposto. Bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Ok ragazzi, dipende da noi. Allora, occupati delle guardie. Cosa facciamo ragazzi? Mira o minaccia? Minaccia, dai, vediamo con la minaccia. Ok, get on the train, quick, all of you. Any bright ideas I kill all three, so behave. Come on, move. We won't tell a soul, I swear. Bravo. Get a move on. Ok. Vai alla locomotiva per far partire il treno. Va bene. Il cavallo? Lo lasciamo lì. Beh, probabilmente lo facciamo partire per i cazzi suoi così. Diamo giusto il via, lo start. Ok, ci siamo. Allora, fai partire il treno. Non so ragazzi, mi sembrava eccessivo ucciderli, anche perché non sembravano una minaccia, però potrei aver fatto una cazzata, anche perché ci sta che verrà qualcuno a cercarci, probabilmente.
Vedremo, vedremo. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed a Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. D'accordo, ci spostiamo. Abbiamo superato probabilmente la fase un po' critica iniziale, a quale eravamo impantanati nelle tormente di neve. Ci dirigiamo in un altro posto. Carovana. Andiamo dai posti innevati. Andiamo più avanti. Lenny, Micah, get over here. Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Ok, dove andremo ad insediarci? In qualche cittadina, probabilmente. C'è tanto da fare qua, ragazzi, e da esplorare soprattutto. Grazie, guidiamo. Ah, tieni premuto X per stare al passo con la carovana. R1 per rallentare, il classico, ok. Bellissimo, voglio vedere un po' di panorama, raga. No, 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 un attimo, dove cazzo vai? Keep us moving, but calm. Not too rough there, brother. No. Ah, shit. E adesso? Okay. Let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. Pensavo di aver fatto una cazzata. Let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Sure. Ripiazziamo la ruota al suo posto. Say less. Dai. Pick the wheel up. Che cazzo. Là. Nearly there. Ok, ci siamo. See? You ain't so useless after all. Not quite. Cazzo, raga. E questi? What do you think? If they were in trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Ok, torniamo sul carro. Siamo seguiti da questi indiani. È sparito. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left, inland. So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them, it was every blade of grass. Killed or
herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly, unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. Oh, life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Ok ragazzi, ho letto che siamo accaldati, bisogna indossare vestiti appropriati in base all'ambiente. Per il momento andiamo avanti. Virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls. Our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkerton's? Let's hope not. And this place we're going. Wait. What's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him. But we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Ok. Una bella chiacchierata lunga, ragazzi. Dovremmo essere arrivati. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay, thank you. Allora, hai acquisito delle piante. Puoi consumarle per ripristinare i tuoi nuclei e usarle per cucinare o per creare oggetti. Nel mondo di gioco è possibile trovare una grande varietà di piante. Raccoglierle per scoprire le loro proprietà. Allora, compendio aggiornato, ginseng. Tieni traccia di tutte le tue scoperte. Ok. Mille foglio comune. Stessa cosa del ginseng. D'accordo. Quindi possiamo creare degli unguenti o qualcosa comunque che ci aiuti a ripristinare sia salute che magari a curare appunto delle ferite. Quanto cazzo manca a sto posto? Cioè, è possibile che ci hanno distaccato così tanto gli altri? There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on.
Cazzo. Allora, R1 per fermare il carro. No, un attimo. Il posto è qua. Ok. È un sentiero non tracciato. Giusto? Dai, cazzo di cavalli. Lentissimo. Ci siamo, no? Perfetto. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Ok. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you do it. Allora, nella tenda possiamo dormire, raderci o cambiare d'abito. Ho letto anche prima, ragazzi, che bisogna donare del denaro o degli oggetti preziosi per, diciamo, arricchire l'accampamento e avere la possibilità di avere più munizioni e più risorse. D'accordo, ragazzi, siamo nel capitolo 2. Perfetto. Direi che ci possiamo stoppare qua, raga. Non vorrei portare il video troppo alla lunga. Un paio di settimane dopo guardiamo questo video introduttivo, casomai, e ci salutiamo, ragazzi. Anche perché vorrei riuscire, appunto, a postare, come ho detto, due video giornalieri. Pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. D'accordo, vediamo un attimo. Jose. Mangia, bevi, riposati per mantenere i nuclei a livello accettabile. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier.
And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. D'accordo, ora abbiamo un po' forse un compendio aggiornato. Macchina fotografica. La tua barba sta diventando lunga, per tagliarla puoi usare il set da barba vicino alla tua tenda o andare dal barbiere. D'accordo ragazzi, come vedete la minimappa si è riempita. My dear boy, what's going on? Nothing. Nothing at all. Che cazzo vuole darci? First time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Allora, l'accampamento della tua banda è contrassegnato sulla mappa con la X. D'accordo, ragazzi, ripeto, la minimappa si è riempita di una marea di nuove icone. Nell'accampamento puoi trovare munizioni, provviste e scorte mediche. La quantità di scorte attuali è mostrata quando si avvicina alla cassetta dei fondi. C'è veramente tanto da fare, quindi ci esploreremo questa zona, l'accampamento, e magari avvieremo qualche missioncina, magari primaria o secondaria, adesso vedremo un attimo, faremo anche un po' di esplorazione la prossima volta. Un attimino, ogni giorno Pearson prepara merda, vabbè, dobbiamo rifornirci di cibagli anche per comunque mantenere i parametri vitali a livelli ottimali. Dicevo, vedremo un attimino cosa fare, sicuramente anche un po' di esplorazione, spulceremo un po' in giro, decideremo cosa fare in seguito e andremo un po' anche a sentimento. Magari nel prossimo video daremo anche una corciatina alla barba del nostro Arthur. D'accordo ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!